Ben ritrovati, siamo qui con una nuova tipologia di video che tra l'altro mi sono reso conto di non avere mai fatto. Avete visto quanti nuovi video sto portando sul mio canale? Questo è un video assaggi, cioè io non ho mai, io mi sono sempre ingozzato davanti a voi mentre facevo le video ricette, però devo dire che se avete presente gli assaggini così, non li ho mai fatti. Questo è in collaborazione con Exante, della serie che mi hanno mandato i prodotti da assaggiare e li assaggio con voi per vedere di che cosa si tratta, di che cosa sanno, se sono buoni, se ci piacciono. Trovate il link di Exante nell'info box così ve lo potete andare a vedere. Semplicemente offrono dei prodotti per dimagrimento o per mantenimento. Ci sono sostituti dei pasti, snack, frullati, pasti, c'è un po' di tutto e sono curioso di vedere che cosa mi hanno mandato e li assaggiamo praticamente insieme. Hanno dei piani ben studiati col bilanciamento di grassi, carboidrati, proteine, eccetera, eccetera. Venite a vedere sul loro sito. Sono abbastanza nuovi in Italia, sono curiosissimo di provarli insieme a voi. Io adesso inizio a spacchettare un po' tutto, anzi, una cosa ho già spacchettata perché era quello della fotografia. Iniziamo da quello che ho già aperto. Non mangerò tutto, perché non è che sono. Non ho uno stomaco grande così. Questa barretta è croccante allo yogurt e alla marmellata per il costo di 3 euro con vitamine e minerali con un alto contenuto di proteine e di fibre, sono 60 grammi. Mamma mia, si presenta molto bene, devo essere molto sincero. Sembra un dessert con uno strato di marmellata sotto il cioccolato bianco o bianco comunque glassa allo yogurt. Assaggiamo. La marmellata sopra è molto cremosa, croccante. Devo dire che non è per niente dolce. Solitamente il rischio è che con queste barrette sono eccessivamente dolci. Questo, devo essere proprio sincero, no. Buono, mi piace. Ancora un po'. Sopra è veramente molto morbido. Una barretta a 220 calorie. Come snack ci sta benissimo, anzi è perfetto. E si sente anche molto bene il sapore di yogurt. Questo mi ispira tantissimo. Wafer al cioccolato. Adesso lo sto cercando sul loro sito in diretta, se mi vedete col cellulare. Wafer proteico al cioccolato. Ci sono dentro due quadratoni per 1,80 euro. Devo essere sincero, quello che c'è sull'immagine è molto fedele anche a quello che c'è all'interno. Eccolo qua. Il profumo è buono, sa di cacao. È friabile. Buono. Questi sono 41 grammi, 195 calorie per porzione e ogni porzione ha 15 grammi di proteine. Devo dire che come snack per chi fa tanta palestra o per chi vuole mantenersi in forma è perfetto. Zuccheri, 5 grammi di zuccheri. Buono, sa di cacao, non sa di troppo cioccolato. È proprio il giusto equilibrio che c'ha il wafer, no? Che un po' croccante e spugnoso e poi sarà un po' di cioccolato. Io sto sacrificando il mio pranzo per voi perché adesso è orario di pranzo e sto mangiando, cioè sì, faccio piccoli morsi, ma una cosa tira l'altra, non è che ci siano poche cose. Chocolate Caramel Crunch, barretta al caramello croccante. 2,60 euro se non vado errato, perché questo alto contenuto di proteine, di fibre, di vitamine e minerali, adatto per i vegetariani. Poi ci sono i consigli, c'è di fare almeno 20 minuti di attività al giorno. Questi sono 60 grammi. Apriamolo prima, innanzitutto. Si presenta così. Che buono! Sa veramente di caramello. Scusate. 219 calorie per porzione. Ma soprattutto con un altro contenuto di vitamine, c'è dentro dalla vitamina A alla vitamina K, tanto per la B, C, D, ferro, magnesio, manganese, acido folico. Buono, ci piacciono queste cose. Andiamo. Ok, andiamo avanti. Cookies and cream. Dovrebbe essere biscotto alla crema, se l'ho trovato giusto. Sempre con vitamine e minerali. Mi piace questa che aggiungono vitamine e minerali, nel senso che diventa anche un integratore perché può capitare delle volte che. Wow! Che cos'è? Bellissimo! Sembra con ricoperto di cioccolato bianco, ma soprattutto bricioli di Oreo. Avete presente quei biscottini più scuri, neri? Questo mi fa una gola pazzesca. 60 grammi, la poleggiamo. Che
È buono. È veramente super goloso. Io mi sento come quella ragazza che mangia qualunque tipo di snack in giro per il mondo in questo momento, ma sono esaltato. Leggiamo un po'. 211 calorie per porzione. Potassio, magnesio, vitamina A, K, manganese, eccetera, eccetera. Buono, super goloso anche questo. Ah, non vi ho detto il prezzo di quello. 3 euro. Comunque il prezzo è quello, 2,60 euro. Ma poi hanno i pack convenienza dove ne compri 15, perché ovviamente se ne mangi un po' te ne servono anche di più, che sono ovviamente ad un prezzo molto migliore. Questo è Double Chocolate Chip Flavor Cookie. Cookie al doppio cioccolato. Eccolo qua, 3 euro anche questo. Questo è grande e tondo, proprio il classico cookie morbido americano. Cioccolato morbido come deve essere, un po' ciungoso, deve essere morbido e deve essere un po' ciungoso. Ecco, però devo dire che il sapore del cioccolato non è molto presente e si sente un pochino di più il sapore delle proteine, ecco. Ecco, per qualche problema tecnico, qualche secondo fa il microfono ha smesso di funzionare, quindi fortunatamente me ne sono accorto, ero andato avanti a registrare. Ma ritorniamo qui. Mi è arrivata pure la selezione di shake, sempre con contenuto di proteine, vitamine, minerali. Io ho aperto e assaggiato questo qui, che era la mandorla e la vaniglia, poi c'era cioccolato e fragola. Si prepara soltanto con un po' di acqua. Io l'ho assaggiato, ma lo devo riassaggiare. Quando gli si aggiunge l'acqua scatena veramente il sapore di mandorla e mi ricorda molto l'amaretto di Saronno, per così dire. Buono, anche molto cremoso. L'ultimo prodotto è questo, una miscela per pancake che si prepara semplicemente aggiungendo 100 ml di acqua e poi si fa ovviamente in padella. E ora lo preparo nello shaker, che così dà la bocchetta direttamente verso i pancake, e torno fra un secondo. Eccoci qua, fatti, sono ancora fumanti. Devo dire che vengono bene, sono molto morbidi. Vedete, vabbè, adesso li ho fatti un po' in fretta e hanno un profumo molto buono di caramello, sciroppo d'acero, appunto. Assaggiamo. Sono di sciroppo d'acero. Morbidissimi, umidi. Però devo essere sincero, leggermente troppo dolci per me. A me piacciono un pochino più neutri, che poi se ci metti la marmellata, un po' di cioccolato, o lo sciroppo d'acero, o lo sciroppo d'agave, almeno si bilanciano bene, così forse sono un po' troppo dolci. Ecco, gli assaggi sono tutti qua. Io praticamente ho pranzato con tutto quello che ho assaggiato. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Andate a curiosare anche voi sul sito. Vi ripeto, non è una collaborazione, semplicemente sono arrivati i prodotti, ho detto perché non li assaggiamo assieme, e così mi dite anche voi che cosa ne pensate. Tutto qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!